Oh. Salve a tutti ragazzi, sono TheCreamy92 e oggi voglio fare un gameplay di Call of Duty Black Ops 2, che è uno dei miei giochi preferiti. Lo giocherò con il mio mouse Raptor Rate. Io tesoro. Oh, che stanchezza, oddio. Tu non ci capite niente. Dai, su, mulla, togliti. Ma mi lascio almeno la poltrona. No. Ma mi lascia almeno il mio tesoro. No. Almeno la cuffia e cappello. Porco d***o, no. Ma non è giusto. Ah, oddio che faticaccia. Non vi potete immaginare. Mi fa pena. Dai, su, vieni qua, facciamo una recensione insieme, dai. Ok. Prenditi dalla sedia. Ok. Oh, ecco qua. Sei contento adesso? Una poltrona. No! Qui è zitto, buono. E accuccia. Il titolo che parleremo di oggi è un titolo abbastanza intricato. Dillo tu, dai. Oggi parleremo di Golden Sun. Golden Sun è stato sviluppato dalla Camelot Software Planning nell'agosto 2001 in Giappone. Il genere è un JRPG distribuito dalla Nintendo. In questo titolo siamo catapultati in un universo dominato dall'alchimia costituita dai 4 elementi: acqua, aria, fuoco, terra. La trama parte precisamente dal villaggio di Vale, dove vi risiedono alcuni dei protagonisti, Isaac, Garet, Jenna. Un mattino veniamo svegliati improvvisamente da nostra madre, interpreteremo Isaac, per dirci che c'è un macigno del monte Elf che sta cadendo sul villaggio e dobbiamo scappare. Nella scappatoia incontreremo, come prima già citato, Garet, che cerca in maniera inutile, stupida e soprattutto da deficienti di salvare le sue cose. Noi, benefreghisti del materiale concreto, lo incitiamo a venire con noi e salvare quell'inutile pellaccia. Dopo esserci fatti 2 palle per trovare il percorso, ci troviamo di fronte a una scena simile. Ambo! TheCreamy92! Prendi la mia mano! Ambo! Forza, muoviti, non così, sto a lungo! Non abbandonarmi! Ambo! Ambo. Dove cazzo vai? Oh cazzo, scusate, ho sceso a prendere il cappello. Dammi una cazzo di mano! Stai in pericolo di vita e sei sceso là per prendere un cazzo di cappello! Dopo qualche anno da quella tragedia, Isaac e Garet, dopo un duro allenamento alchemico, si offrono volontari per un'importantissima missione: recuperare gli astri elementari e ristabilire l'equilibrio alchemico degli elementi. Ah, basta, parlo io, basta. Nel corso della nostra avventura, che sarà quasi un open world, incontreremo altri 2 adepti di altri elementi che ci accompagneranno nella nostra avventura, attraverso foreste, oceani, isole, dungeon e altri posti. A parer nostro, la qualità audio di questo titolo e della sua saga appartiene a un livello superiore, nonostante la sua età, con i suoi soundtrack azzeccati ed epici. Entrando nel comparto gameplay, il gioco si presenta con azioni molto intuitive, semplici e divertenti. La grafica si mostra molto presentabile, soprattutto ai tempi odierni, con molto colore e animazioni degni di nota, evidenziando soprattutto gli attacchi speciali. E qui c'è da premiare la longevità: 17 ore di gioco, escluse missioni secondarie, tra virgolette, dalle 20 alle 24 ore per completarla al 100%, trovando tutti i Dijin e abilità magiche. Concludendo, dovete giocarci tutti. E anche questo episodio è finito. Guarda, l'ho dietro io. Comunque, iscrivetevi al suo canale. E noi ci vediamo al prossimo episodio. TheCreamy92! Eh? TheCreamy92! Ah, ecco. It's me, Mario! No, non si sa! No, ferma! No, quella no! Sei pronto? Tu non lo sai, ma io ho le tappe per le orecchie.